La sigla di 8 Channel Estate segna l'inizio di una nuova puntata ricca di ospiti, collegamenti e come sempre in compagnia delle nostre rubriche. In questa prima parte parliamo oggi di transizione ecologica e digitale e di green economy, ma anche delle nuove tecnologie a supporto della scienza. Ne parliamo con Domenico Salvatore, presidente del corso di laurea in economia aziendale e green economy dell'Università Solorzola Benincasa di Napoli, che saluto Buongiorno. E ringrazio. Grazie. E Domenico D'Alelio, ricercatore. Buongiorno. Professore, partiamo subito dalla green economy, la transizione ecologica e digitale, tema che, di cui stiamo tanto sentendo parlare al centro del PNRR. Un po' tutti ci siamo abituati a sentir parlare della necessità di questa transizione ecologica, di promuovere sempre più lo sviluppo della green economy, un concetto che apre anche a nuove frontiere dal punto di vista occupazionale, lavorativo, e che quindi richiede anche nuove figure professionali. Certamente, le aziende e il sistema economico producono i beni e i servizi che tutti utilizziamo nella nostra quotidianità, e purtroppo naturalmente per farlo c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di materie prime, c'è bisogno spesso di energia, e l'idea è di provare a modificare dall'interno il sistema economico per renderlo meno impattante dal punto di vista delle materie prime che utilizza, dal punto di vista dell'energia, anche dal punto di vista sociale del lavoro che utilizza. E questo non è per nulla facile, è un processo molto molto lungo, per cui servono nuove competenze dal punto di vista tecnologico, e questo è il legame fortissimo tra transizione digitale e transizione ecologica, perché il digitale può aiutare, non necessariamente lo fa, ma può aiutare a essere più sostenibili. Ma ha bisogno anche, questo è un po' più il lavoro che facciamo che mi occupo più di economia, necessita anche di nuovi modelli di impresa, di nuovi modelli di business, di aziende che provano a creare valore, creare beni e servizi in modo totalmente diverso. Un impatto economico e ambientale sempre più ridotto, soprattutto dal punto di vista ambientale. Parlavo prima delle nuove tecnologie a supporto anche della scienza, tema al centro di un progetto che vede Domenico D'Alelio in campo anche quest'estate nel Cilento, Scienziati Velisti, cioè la possibilità di raccogliere proprio andando in mare dei campioni che consentano di studiare la biodiversità marina. Poi ovviamente ti chiedo di essere tu più preciso nel presentare questo progetto. Sì, è un progetto che è frutto anche un po' di un protocollo d'intesa tra la Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, che è l'ente di ricerca nel quale lavoro, il Comune di Camerota e un'associazione di velisti che si chiama ASD Cilento a Vela. E grazie a questa partnership, questi tre soggetti, se vogliamo anche abbastanza diversi, che fanno parte di campi diversi, dalla ricerca alla ricreazione, se vogliamo, allo sport, alla politica, lavoreranno insieme per acquisire nuovi dati sulla biodiversità di un luogo assolutamente, diciamo, meraviglioso da un punto di vista delle bellezze naturalistiche, ma anche molto importante sul piano economico. E in qualche modo studiato, ma non ancora abbastanza per capire come sta il mare, il nostro mare, soprattutto in questo momento di rapidi cambiamenti legati all'aumento della temperatura del mare. L'obiettivo, leggo, è raccogliere dati sullo stato ecologico della costa cilentana attraverso il DNA presente nell'acqua di mare. Ci spieghi anche a chi è meno esperto come è possibile tutto questo, oltretutto con il coinvolgimento anche di non scienziati? Certo. Allora, innanzitutto, non ricercatori, ma un po' tutti possiamo contribuire. Sì, come già abbiamo sentito in questa trasmissione da altri colleghi, c'è una nuova prospettiva nel fare ricerca che ormai esiste da qualche anno, che è quella della scienza partecipata, della cittadinanza attiva anche da un punto di vista scientifico. Noi qui in Irpinia abbiamo un bellissimo progetto di citizen science, di scienza del cittadino, che è quello che prevede la raccolta di dati sulla qualità dell'aria, un progetto diretto da Vincenzo Capozzi.
che è il direttore dell'Osservatorio Meteorologico di Montevergine. Quello è un classico esempio di scienza partecipata. Ogni cittadino nel suo giardino può avere una centralina per il rilevamento dei dati dell'aria, della qualità dell'aria, acquisire dati e rilevare gli sforamenti. È lo stesso principio che si vuole poi applicare anche nell'analisi nello studio della biodiversità, degli ecosistemi. Quante specie esistono nel mare? I nostri occhi soltanto non possono rilevarle e quindi ci facciamo aiutare anche da alcuni strumenti che possono essere utilizzati non solo da ricercatori ma anche dai cittadini stessi, come per esempio strumenti che permettono di raccogliere il DNA che si trova nell'acqua del mare. Il mare innanzitutto non è acqua, il mare è una zuppa di materiale biologico vivo, non vivo, cellule, esseri di varie dimensioni, il plancton, così questo sconosciuto che poi è il cibo del pesce più piccolo di fatto. E poi ogni animale o pianta o alga rilascia pezzetti di sé nel mare, quindi se noi facciamo come fanno un po' quelli di CSI, raccogliamo del materiale biologico in giro sulla scena del delitto e questo materiale biologico poi lo analizziamo per ricavarne il DNA presente, abbiamo il catalogo completo delle specie che vivono all'interno del mare o che lasciano all'interno del mare una parte di sé. Quindi è un po' una specie di investigazione scientifica però. E quello che faremo durante questo progetto è quello di mettere i velisti di Cilento a Vela, ma anche altri velisti, qualora fosse possibile, nelle condizioni di poter partecipare alla raccolta di questi campioni biologici nel mare che poi verranno analizzati dai ricercatori e quindi di fatto i cittadini saranno protagonisti proprio delle campagne di studio. Perché i cittadini in questo modo possono anche essere resi partecipi di queste campagne. Assolutamente, in più diventano parte attiva di un processo di raccolta delle informazioni sul mare e in più possono anche adoperarsi per la gestione del mare, perché dalla biodiversità presente nel mare poi lo stesso mare ricava un valore, no? E ci può essere più cibo per i pesci, più o meno cibo per i pesci, quindi è importante capire questo aspetto. Ci può essere l'invasione di specie esotiche che potrebbe determinare dei problemi e quindi lì avere un'allerta preventivo di questa nuova condizione può aiutare nella gestione di zone molto particolari come ad esempio le aree marine protette. Quindi diventano partecipi, in più acquisiscono un valore perché certo per un velista avere a bordo ad esempio scienziati che raccontano di mare ai turisti è un valore in più. E allora anticipiamo subito che avremo presto in collegamento nel corso di questa puntata anche un esponente dell'associazione che ha deciso di partecipare a questo studio. Prima si parlava però di green economy ma anche di sostenibilità economica ambientale, a cui l'università ha dedicato anche un corso di laurea magistrale. Quali sono le figure che vengono formate? Quali sono le figure richieste oggi? Perché parliamo di un settore in grande cambiamento. Abbiamo visto come le nuove tecnologie vengono oggi a supporto del lavoro di ricerca, ma ci sono sempre più nuove figure che si stanno formando. Sono necessarie figure in grado di valutare l'impatto sia ambientale, sia sociale che economico delle nuove iniziative e quindi c'è bisogno di figure dal punto di vista economico che siano in grado di collaborare, di comprendere gli aspetti tecnici, ecologici, biologici, ingegneristici dell'impatto delle attività economiche. C'è bisogno di figure che siano in grado di comprendere l'impatto sulla società delle attività economiche e c'è bisogno di figure che siano in grado di capire come è possibile conciliare la produzione di valore, la produzione di ricchezza con il rispetto dell'ambiente e della società. Quindi tendenzialmente figure, uno con un'apertura mentale che permette di comprendere aspetti tecnologici anche complessi e soprattutto sempre in mutamento, è in grado di comprendere questa evoluzione, comprenderli e tradurli nell'impatto produttivo. È possibile
far sopravvivere dal punto di vista economico un'azienda che rispetta l'ambiente? È possibile far sopravvivere dal punto di vista economico un'azienda che rispetta le persone che lavorano, le persone che sono intorno a dove l'azienda ha? Certamente è possibile, non è facile, bisogna saper avere rapporti un po' come con la scienza dei cittadini, bisogna riuscire a dialogare con il mondo esterno, dall'interno dell'impresa, e fare un'impresa che sia funzionale ai cittadini, funzionale all'ambiente, non un'impresa che sia funzionale solo a scopi economici. Dal clima al lavoro, molteplici i cambiamenti che stiamo vivendo, e voi state lavorando anche alle nuove forme di lavoro del mondo post-Covid. In che modo possono poi diventare un'occasione anche di sviluppo? Lei diceva proprio un nuovo assetto, una nuova impostazione del lavoro. Dal punto di vista tecnico del lavoro, il Covid è stato un grande esperimento soprattutto per il lavoro ibrido in un certo senso. Questo è stato molto molto interessante, perché certamente è restato, oggi c'è molto più lavoro ibrido, lavoro a distanza rispetto a quello che c'era prima, ma alcune dei tentativi forse sono rientrati rispetto a prima, e questo è forse una grande conseguenza dell'esperienza che abbiamo avuto con il Covid. Una seconda conseguenza è stato che molte persone hanno anche riconsiderato il ruolo del lavoro nella propria vita, e questo anche modificato in un certo senso, ha accelerato una tendenza che già c'era prima del rapporto tra aziende e lavoratori. Sempre più le aziende devono in qualche modo curare i propri lavoratori, quasi coccolare i propri lavoratori, cosa che magari già prima era necessaria, sarà sempre di più, e anche questa è una tendenza che è stata accelerata. Si lavora per prepararsi a questi cambiamenti che sembrano imminenti e che, come mi diceva prima, in realtà forse questa è un'epoca in cui i cambiamenti sono anche molto più veloci. Sì, i cambiamenti ci sono sempre stati e sono più veloci, ma viverci dentro questi cambiamenti sono particolarmente importanti. Il primo è il cambiamento climatico, che stiamo proprio vivendo anche in questi giorni, evidentemente è un cambiamento epocale a cui ci dobbiamo preparare, ci stiamo preparando. Un mondo sempre più connesso e anche probabilmente sempre più veloce. Domenico, prego, volevi intervenire? No, sì, i cambiamenti, mi viene da dire che la natura della natura è il cambiamento, questa è una famosa citazione. In ambito ecologico non c'è nulla di stabile, e ancora di più sul piano della natura tutto è in cambiamento e in mutamento. Quello che sta avvenendo nelle nostre società è un po' il frutto anche chiaramente di dinamiche di tipo naturale, come la stessa epidemia di Covid che si è diffusa sul pianeta grazie proprio al livello di interconnessione delle nostre... Siamo tutti molto più interconnessi. Esatto, esatto. Però immaginiamo nei momenti in cui queste interconnessioni diventano solamente virtuali, perché quelle fisiche non sono più possibili a causa di un agente patogeno, l'economia cambia completamente. E anche nel Covid, nella pandemia di Covid, noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quello che è il rapporto tra un patogeno e il suo ospite, vedendo nelle dinamiche sociali delle dinamiche che sono ecologiche, delle dinamiche che sono assolutamente naturali. E un po' abbiamo riconsiderato alla luce di questo anche il nostro modo di vivere, però ancora non abbiamo acquisito una consapevolezza del fatto che noi stessi siamo natura. Quindi innanzitutto l'ambiente, diciamo, non solo rispettarlo ma anche imparare a gestirlo e capire quali sono i processi che avvengono naturalmente. Se noi pensassimo, voi promuovete molto il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati e nella partecipazione alla scienza, è importante perché li mette in contatto con il processo scientifico e li porta a conoscere cose che non si aspettavano. Per esempio il fatto che l'acqua cambia di colore nel mare, perché da un momento all'altro possono esserci queste piccole epidemie, se vogliamo,
di organismi microscopici che un attimo prima erano un'abbondanza ridottissima, erano pochissimi, essendo esseri unicellulari, poi quando si innesca la replicazione diventano numerosissimi nel giro di poco, tanto da cambiare l'acqua da blu a verde. Prima ci hai detto l'acqua del mare non è acqua, è una zuppa piena di tantissime cose che ci possono raccontare tanto. C'è un libro che non ho ancora letto di una autrice salernitana che recita proprio così il suo titolo, Il mare non è acqua. Diciamo che a me mi ha un po' ispirato da un punto di vista scientifico, perché io mi occupo di organismi microscopici che vivono nell'acqua. E alle volte basta prendere una goccia d'acqua e metterla sotto un microscopio e si vede un mondo nascosto, un mondo meraviglioso di esseri stranissimi, alieni se vogliamo. E il primo contatto di una persona che non ha mai visto il plancton è quello di dire: oh mamma mia, non faccio più il bagno, perché se quando sono a mare posso bere quelle cose lì, mi viene un attimo. Però mettere in contatto le persone con questi fenomeni nascosti permette anche di comunicare alcuni concetti, come invece è importante quello conoscere l'importanza di quegli organismi. Assolutamente, perché gli organismi microscopici che vivono nel mare producono una quantità smisurata di ossigeno. La metà dell'ossigeno che c'è sulla Terra è di fatto ossigeno nel mare. Se non ci fossero quegli organismi lì, non ci sarebbe l'ossigeno per i pesci, dai quali poi traiamo i beni gastronomici. Sono il cibo dei pesci più piccoli, quindi tutti questi aspetti, noi dipendiamo da questi fenomeni naturali, ma non ne abbiamo contezza. E forse questo è il cambiamento che dovremmo fare, diventare un po' più scienziati tutti quanti, e forse un modo per poter promuovere questa cosa è diffondere una scienza partecipata, quindi coinvolgere i cittadini nell'acquisizione di dati o nello sviluppo delle ricerche, anche nel co-design delle ricerche, non soltanto nella raccolta di dati. Chi va a mare sa i luoghi dove l'acqua cambia di colore più repentinamente, per esempio. E allora ti chiederemo poi come tutti possiamo fare qualcosa. Il professore prima ci spiegava che il mondo del lavoro sta cambiando tanto, oltre a richiedere anche nuove figure professionali che siano in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze del momento. Poi ti chiederemo come tutti possiamo fare qualcosa invece per contribuire al vostro lavoro di ricerca. Avremo in collegamento un esponente dell'associazione che con voi si è resa disponibile a raccogliere tutti questi dati, che poi ci parleranno, alla fine ci fate sapere cosa emergerà. Una brevissima pausa, torniamo tra poco. Eccoci tornati in studio, con noi in collegamento, come vi avevo anticipato prima di questa brevissima pausa, Federica Casella dell'associazione Cilento a Vela. Federica, innanzitutto ben trovata, vedo uno sfondo magnifico alle tue spalle, quindi ti chiedo da subito dove sei innanzitutto. Sono al porto di Salerno, il Molo Manfredi, il Porto Vecchio. Parlavamo del progetto che vi vede protagonisti a Marina di Camerota per coinvolgere anche i turisti in un importante lavoro di ricerca che poi consente di studiare quella che è la biologia marina, ma che consentirà, poi c'è Domenico D'Alelio in studio che può correggermi ovviamente se do delle informazioni errate, consentirà anche ai turisti di recepire nozioni importanti, di in qualche modo entrare a far parte di quella scienza partecipata di cui parlavamo. Sì. Quanto i turisti stanno mostrando sempre più attenzione verso il mare, la sostenibilità ambientale? Beh, sempre di più, come sicuramente anche le nuove generazioni, c'è molta più sensibilità sulla salvaguardia del mare. Voi in che modo proporrete la partecipazione dei turisti? Noi innanzitutto abbiamo creato una postazione proprio al Museo del Mare per innanzitutto con la biologa Rosalia, che si occuperà proprio di far vedere al microscopio il plancton per sensibilizzare le persone e far capire che quello che noi vediamo che sembra acqua in realtà è tutto un ecosistema che contribuisce innanzitutto anche alla nostra umanità, alla nostra salvaguardia. Quindi innanzitutto c'è una postazione proprio a Marina di Camerota sul passeggio del mare.
Il progetto prevede anche una serie di attività, non solo il lavoro svolto in barca a vela, ma anche una serie di attività di sensibilizzazione dei turisti. In che modo pensi sia possibile coinvolgere le persone mentre sono in vacanza? La vacanza che diventa l'occasione anche per, tra virgolette, uno studio? Sì. Allora, appunto, innanzitutto sul passeggio del lungomare di Camerota, che è proprio lo snodo dove vanno tutti i turisti, ci sarà appunto questa postazione con il microscopio, c'è il Museo del Mare che si occupa proprio della sensibilizzazione e poi oltretutto ci sarà il... scusate, mi hanno distratto. Ci sarà il, appunto un pannello che aggiornerà continuamente i dati del mare in modo tale che i turisti possano anche capire quando il mare muta, quando noi magari ci diciamo è sporco, non è sporco, se effettivamente è così oppure no. Quindi si creerà proprio un circuito virtuoso in cui si aggiornerà sempre le persone attorno alla, a Marina di Camerota e non solo di che cosa avviene nel mare. Questo sicuramente può creare tanta sensibilità. Federica, vivere il mare con maggiore consapevolezza. Sì, assolutamente, perché appunto di solito noi quando andiamo soprattutto nelle località turistiche dove ci sono le aree marine protette, non è abitudine, soprattutto in Italia, creare dei pannelli che monitorano costantemente la, proprio la salute del mare, no? Quindi di solito si va al mare, si fa il bagno e il margine per capire se il mare è sporco, sta bene oppure no, è quello che noi vediamo ad occhio nudo, no? Quindi magari se ci sono le alghe, non le alghe. E anche sensibilizzare le persone, ad esempio, sulla posidonia, perché spesso si vedono queste alghe al mare, si pensa è sporco, invece no, semplicemente la posidonia è l'ossigeno del mare. Quindi creare anche sensibilità su questo e far capire che quando noi vediamo quelle alghe non, è semplicemente un normale processo naturale del, appunto della, della, dell'area marina, dell'area in generale del mare. Federica, io a questo punto siete un'associazione che si occupa appunto di portare anche i turisti di vela, in barca a vela, come non sta andando? Non solo, anche le scuole proprio, noi facciamo i progetti proprio con le scuole medie, elementari e licei. Come sta andando quest'estate? Abbiamo un'estate da record per il turismo? Sì, è andata bene anche questo inverno con le scuole, tante scuole sono ritornate per fare vela, noi facciamo vela, canoa, windsurf, poi appunto abbiamo integrato questi moduli di biologia marina proprio per sensibilizzare i ragazzi che si sono mostrati molto interessati e oltretutto facciamo compilare questi questionari che appunto tramite la stazione geologica che si cerca di far capire alle persone che cosa è il plancton, cosa sono gli animali che vivono il mare e anche per capire quanto le persone effettivamente ne sanno oppure no. C'è Domenico D'Alelio che voleva intervenire. Ma io ho sentito la parola posidonia e alga, non è un'alga, è una pianta, attenzione. Diamo qualche informazione a chi Posidonia ci segue. Oceanica, perché... Posidonia oceanica, però Federica appunto sollevava una questione. Noi, i turisti o comunque in generale, abbiamo una sensibilità molto bassa nei confronti del mare come ecosistema, come habitat. Non è una piscina, è un habitat ed è un ecosistema e grazie a questo fatto che ospita esseri viventi ci fornisce anche tutti quei beni che utilizziamo. Quando andiamo a mare e troviamo una spiaggia piena di foglie, ci viene, che magari hanno anche un odore non troppo gradevole, ci viene voglia di andare via, perché è normale, andiamo lì per rilassarci, vogliamo l'acqua pulita e vogliamo semplicemente tutti i comfort. Però il mare è un habitat, è un ecosistema, è natura e spesso succede che queste foglie di questa pianta marina che si chiama Posidonia oceanica si spiaggiano perché il ciclo naturale, come tutte quante le piante anche sulla terra, anche loro perdono le foglie e quelle foglie sono importantissime perché consolidano i litorali, permettono alla spiaggia di non arretrare, soprattutto in questo momento di innalzamento progressivo del livello del mare. Quindi conoscere il mare per quello che è un ecosistema, un habitat, è fondamentale. Lo stiamo facendo, stiamo iniziando adesso a farlo conoscere.
E questo è l'impegno che portate avanti. Allora voglio innanzitutto salutare Federica Casella per essere stata con noi. Ci raccontavi di quest'estate che è andata benissimo, ma anche d'inverno, quindi ci si avvicina al mare anche nei mesi più freddi. Sì. No, infatti le attività educative, la maggior parte delle attività di educazione che faremo in questo progetto sono invernali, sono extra, non sono di estate, avverranno attraverso la collaborazione anche con le scuole che si troveranno a Camerota per fare attività ricreative sportive insieme ai velisti di Cilento a Vela, e faremo moduli didattici di biologia marina nei quali diffonderemo le conoscenze che avremo acquisito insieme a loro sul mare, ma anche in termini molto generali che cos'è il mare che non è acqua. E allora grazie Federica Casella per essersi collegata con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Professore, io le chiedo da subito, abbiamo visto il ruolo della ricerca che cambia, il coinvolgimento dei cittadini. Parlavamo però prima delle nuove figure professionali, di come il mondo del lavoro sia cambiato: transizione digitale, transizione ecologica, green economy. Tutto questo richiede nuove figure professionali. In che modo potrebbero diventare quindi un'occasione anche di sviluppo economico queste nuove realtà? Sono un'enorme occasione di sviluppo economico, in particolare anche per il Sud Italia, per alcune caratteristiche specifiche della nostra regione, della nostra area. Quindi c'è bisogno di competenze tecniche, c'è bisogno di competenze nel digitale, c'è bisogno di competenze nell'ingegneria ambientale, c'è bisogno di competenze. Un altro settore enorme dal punto di vista quasi ingegneristico è quello delle energie rinnovabili, e c'è bisogno di competenze economiche in grado di comprendere gli impatti economici di questa transizione. E per un'area come la nostra, che è in ritardo su molti punti di sviluppo economico, il fatto che tutto il sistema economico mondiale e in particolare europeo, l'Europa di cui siamo parte in qualche modo all'avanguardia di questo cambiamento, il fatto che tutti dobbiamo cambiare ci dà un'occasione per saltare su un nuovo modello di sviluppo e di con questo salto recuperare alcuni dei ritardi che abbiamo. Quindi, voi avete dedicato proprio un corso di laurea alla transizione digitale, alla green economy. Cosa studieranno? Cosa dovrà cambiare nell'impostazione dei futuri, a questo punto, professionisti in questo campo? Il modo in cui abbiamo impostato il corso è legato alla comprensione del cambiamento. Quando prima il dottor D'Aiello parlava, faceva un parallelo tra i sistemi ecologici e i sistemi sociali. Ed è molto molto bello questo cambiamento. In realtà forse aggiungo che il fatto che noi parliamo di sistemi ecologici e sistemi sociali come fossero di due cose diverse è sbagliato, è legato al fatto che non possiamo analizzare le cose se non specializzandoci sull'uno o sull'altro modo. Però in questo momento di cambiamento velocissimo, come diceva lei prima, c'è bisogno di interdisciplinarità e di comprendere il resto, e quindi noi nel nostro modello formativo formiamo certamente alle materie economico-aziendali, dalla contabilità al marketing ad esempio in maniera più green, ma diamo anche delle piccole contenuti di ecologia, di ingegneria ambientale, non con l'idea che chi studia economia come da noi diventa ingegnere ambientale, diventa biologo marino, ma chi si occupa di gestire le aziende deve essere in grado di parlare, di comunicare, di comprendere. E quindi quello che proviamo a fare, diceva prima, la nostra università si è mossa dal 2016 sulla green economy e oramai sono passati quasi alcuni anni, è stato in qualche modo in anticipo sui tempi, però è impossibile prevedere il futuro con l'enorme anticipo che ci serve prevedere, perché sono momenti di cambiamento molto molto lunghi. Quello che possiamo fare dal punto di vista formativo è prevedere tutto quello che riusciamo a prevedere, ad esempio la transizione economica, ecologica, e dare ai ragazzi gli strumenti per comprendere il cambiamento. E questo secondo me è la cosa principale che possiamo fare. Domenico, sei d'accordo? Due settori che sembrano distanti in realtà devono dialogare molto tra loro. Due settori, quello dell'economia e quello della
ecologia nel senso di ricerca ecologica, sensu Ernst Haeckel, cioè scienza che studia la casa, le interazioni tra gli esseri viventi e tra gli esseri viventi e l'ambiente. Queste due discipline devono dialogare, ma non solo dialogare, devono stabilire una partnership, proprio perché i sistemi economici sono anche ecologici, perché dipendono da beni che vengono dalla natura, sono prodotti da processi di ordine naturale. D'altro canto, anche l'ecologia poi diventa lo studio dell'ecologia, lo studio delle condizioni del mare è uno strumento economico predittivo di allocazione di zone, di definizione di zone da allocare alle acquacolture, per esempio, dove sono le condizioni migliori per avere un'acquacoltura sostenibile. E questo lo possiamo definire solamente se sappiamo il mare come si muove, come le correnti si muovono e anche come cambia il microbioma del mare, i microorganismi del mare in contemporanea. Quindi assolutamente sì, però io direi allargherei ancora più il discorso, abbiamo bisogno proprio di interdisciplinarità, di tante discipline, anche l'ambito filosofico. Qual è la nostra predisposizione verso le cose naturali e come invece d'altra parte e quindi qual è il valore che diamo alle cose naturali, dall'altro lato quanto le cose, i nostri manufatti sono inerti, non ci preoccupiamo più dei rifiuti che generiamo, ma quei rifiuti sono vivi perché liberano sostanze, entrano in circoli anche naturali. Quindi dobbiamo forse sì, dialogare assolutamente di più tra tante discipline. Diversi anche gli eventi che voi avete dedicato alla sostenibilità. Sì, e questo sempre in collaborazione con aziende che permettono di farla comprendere alcuni settori, è stato nominato ad esempio quello dei rifiuti, vedo in questo momento un evento sulla mobilità sostenibile che abbiamo svolto. E quindi l'economia e il management, che è tendenzialmente quello che insegniamo, si applica a moltissimi settori, la mobilità, la gestione dei rifiuti, la gestione del turismo, l'associazione che abbiamo ascoltato prima, e anche se non profit, ha una dimensione economica rispetto a quello che fanno. E quindi il management e l'economia aziendale vanno applicati a qualsiasi settore. Mobilità, rifiuti, turismo, sostenibile, sono tutti temi che trattiamo, tutti temi che hanno bisogno delle competenze classiche del management, dal come vendere, dal come rendicontare, la rendicontazione legata alla sostenibilità è anche un tema enorme. E fare eventi con le aziende, da un lato ci permette a noi di formare meglio i nostri ragazzi perché comprendono come ragionano le aziende che devono fare della mobilità sostenibile, fare del turismo sostenibile anche un qualcosa di sostenibile dal punto di vista economico. Non a caso prima abbiamo parlato di sostenibilità economica ed ambientale, perché un progetto sostenibile dal punto di vista ambientale, lei sottolineava, deve essere sostenibile anche poi dal punto di vista economico. Purtroppo se un qualcosa non è sostenibile dal punto di vista economico non si riesce a fare, e quindi almeno nel sistema in cui viviamo, e questo è il forte legame tra i due, e questa è la scommessa, che non è una scommessa che necessariamente che è scontato vincere, ma secondo me siamo sulla buona strada, anche se troppo in ritardo, di riuscire a ottenere la sostenibilità ambientale e sociale di quello che facciamo all'interno di questo sistema economico che usa le aziende come motore dell'innovazione per sostenibilità sociale e ambientale. Domenico, si parlava prima di sostenibilità, di mobilità sostenibile, un tema a te molto caro. Se mi parli di biciclette, io ho visto una bicicletta lì, prima parlavamo del fatto che avrei fatto prima probabilmente in bicicletta piuttosto che in automobile a venire qui. La bicicletta, la mobilità sostenibile... Non è soltanto sostenibile diciamo, da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista economico, perché muoversi in bicicletta, per esempio, fa risparmiare un sacco di soldi. È da un punto di vista anche energetico in questo caso,
efficiente. La partecipazione poi dei cittadini sulla mobilità sostenibile diventa fondamentale. Io ho pochissimi minuti ancora e voglio chiederti però, come ho fatto anche con altri colleghi, di darci delle informazioni, perché abbiamo parlato di sostenibilità ambientale, di green economy, di darci delle informazioni per quest'estate. Tutti siamo chiamati a fare qualcosa. Prima abbiamo visto l'associazione che porta i turisti in mare e, guardando le coste bellissime che abbiamo nella nostra regione, si invitano anche a fare ricerca. Sì, però io direi non solo fare ricerca, è possibile farla in tanti modi, ci sono tantissimi progetti di citizen science che permettono di raccogliere dati, ad esempio uno di questi si chiama Secchi e c'è un'app che permette di però diciamo non c'è soltanto l'app, c'è anche un altro strumento forse un po' più complicato. Noi ora non diamo nomi, poi ognuno sceglie quella che vuole. Questo però cambiare anche un attimo il nostro rapporto con il mare, che non è soltanto è un ambiente naturale, non è una piscina. Se dobbiamo farci tanti chilometri nel traffico e tante ore nel traffico per raggiungere una spiaggia nella quale staremo solamente un paio d'ore durante le ore più calde della giornata, risparmiamocela, quella uscita magari la facciamo in settembre, ottobre, tanto ormai il clima sta cambiando, sì, si può fare il bagno anche durante il resto dell'anno. Invece, professore, le chiedo, abbiamo parlato di nuove opportunità, di un mondo del lavoro che è cambiato, dell'importanza della sostenibilità anche economica, non solo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto di formare le nuove figure professionali che i tempi oggi richiedono. Noi qui spesso abbiamo parlato di giovani e lavoro, dovremmo aprire un altro capitolo, ma le chiedo, secondo lei, quali sono le figure e i settori, lei è un economista, a cui bisognerà rivolgere grande attenzione? I settori sono davvero tutti, provavo prima a rispondere alla domanda, ma sono legati, la transizione ambientale chiederà nuove competenze dal punto di vista ingegneristico, chiederà nuove competenze dal punto di vista ecologico e ambientale e da quello che ci riguarda anche dal punto di vista economico. Quindi tendenzialmente saper rendicontare, saper analizzare l'impatto economico, che è quello che insegniamo noi nel modo più stretto, ma qualsiasi professione può essere svolta avendo un impatto positivo sul mondo dal punto di vista ambientale e sociale, quindi più che altro dal punto di vista dell'orientamento quasi universitario bisogna comprendere qual è il modo in cui si ritiene si possa fare. Ad un approccio sempre più multidisciplinare. Sì, e questa è l'enorme complessità, perché da un lato bisogna essere bravissimi nella propria disciplina, dall'altro bisogna poter comprendere e interagire con gli altri, però con impegno e anche una cosa bella della transizione digitale, soprattutto per i giovani, è che crea passione nei giovani, anche perché probabilmente è l'unica soluzione che abbiamo per il futuro, e quindi con passione qualsiasi dei lavori tradizionali può essere creato e rigirato in maniera da supportare la transizione ambientale. D'altronde abbiamo visto come le nuove tecnologie possono diventare un supporto per avvicinare la scienza, per avvicinare il lavoro di ricerca sempre più a tutti i cittadini. Certo. E allora, grazie a Domenico D'Alelio, ricercatore, per essere stato con noi, grazie al professor Domenico Salvatore. A questo punto cambiamo completamente argomento con la nostra rubrica dedicata ai libri. Per la rubrica dedicata ai libri è con noi Diana Letizia, giornalista, scrittrice, autrice del libro L'Abbandono. Diana, innanzitutto ben trovata. Ima, grazie mille, ben trovati anche a voi e grazie per l'invito soprattutto. Un libro che ci consente di parlare di un tema che so a te essere molto caro, ovvero la relazione tra l'uomo e gli animali. Esatto, L'Abbandono è un libro edito da Round Robin, che è la casa editrice che mi ha concesso di pubblicare questo romanzo. Nasce da un'esperienza personale e parla profondamente di relazione tra persone e relazione tra persone e cani. È una storia di viaggio, il racconto di una giornalista che in un momento particolare della sua vita, con la perdita del padre, affronta questo lutto, contestualmente anche la perdita della sua migliore amica che non le sta vicino, quindi un lutto reale, un lutto in realtà
dovuto a una separazione tra due persone molto legate. E in questo momento particolare della sua vita, lei ha accanto a sé il suo cane, che le ha fatto vedere il mondo già da un'altra prospettiva, e decide di partecipare ad un progetto che si svolge in Marocco, dove degli educatori cinofili portano un gruppo di persone, etologi, una giornalista appunto, veterinari, istruttori, educatori cinofili, a conoscere questo piccolo paese nel sud di Agadir, che si chiama Taghazout, dove si svolgeva e si svolge tutt'oggi, perché questa è la parte poi reale della narrazione, un progetto di monitoraggio dei cani liberi. Questo piccolo paese in realtà diventa poi lo scenario per mostrare alla protagonista quanto sia ancora possibile una convivenza tra noi e le altre specie, in particolare il cane, che è la specie che poi c'è più vicino, insomma noi possiamo parlare anche di un rapporto di evoluzione tra noi e cani, e nello stesso tempo guardare la realtà da un altro punto di vista e riprendere in mano la sua esistenza. Tant'è che l'abbandono, il titolo del libro, in realtà viene usato come termine positivo, l'abbandono, abbandonarsi a qualcun altro, abbandonarsi ad una relazione bella che può darci tanto. Esatto, noi abbiamo una concezione del termine abbandono, anche se pensiamo proprio a come viene collegato ai cani, no? Proprio in questa stagione purtroppo la piaga dell'abbandono è classicamente estiva, nell'abbandono dei cani. In generale l'abbandono è qualcosa che anche a livello personale noi come esseri umani viviamo con un'accezione negativa. In realtà invece il titolo del libro cambia proprio l'accezione etimologica del termine. Abbandonarsi alla relazione, abbandonarsi all'accettazione, abbandonarsi al fatto che esistono dinamiche nella vita che ci portano a soffrire. Ci sono dei dolori, delle ferite che però possono essere trasformate in cicatrici. Le cicatrici ci raccontano qualcosa di noi. Quindi abbandonare a quello che può capitare, come la morte di una persona cara oppure l'abbandono di un amico, e capire che se quella persona realmente è un amico, come i cani del resto ci insegnano, non l'ha mai fatto quel gesto per farci del male, ma sicuramente possiamo sempre perdonare ed accogliere lì dove appunto c'è una relazione sana in partenza. I cani mi hanno insegnato questo, e anche la protagonista attraverso il racconto, la narrazione, cerca di trasmettere questo tipo di messaggio. La relazione con il cane ti consente di guardare veramente il mondo da un altro punto di vista, qualora però noi siamo pronti a togliere da dosso dal nostro antropocentrismo. Siamo abituati a essere convinti di essere i dominatori di questo pianeta, ma in realtà le altre specie ci possono insegnare tanto. Tutto questo però ci consente anche di parlare di adozione consapevole. Esatto, assolutamente sì. Il romanzo parte dalla relazione che la protagonista ha con il suo meticcio, un meticcio che oltretutto ha trovato attraverso Facebook. Oggi moltissime persone si rivolgono ai social network per adottare un cane. Il mio consiglio, questo lo dico anche come direttrice di Kodami, che è un magazine che si occupa di relazione uomo-animale, è di conoscere l'individuo che andiamo poi a scegliere, perché come un amico non è possibile scegliere qualcuno semplicemente guardando una foto. All'interno del romanzo in realtà si parla proprio di individualità dei singoli soggetti, dei singoli cani che la protagonista incontra in questo viaggio meraviglioso sulle spiagge di Taghazout, e si scopre che la relazione con il cane è per certi versi simile a quella che noi abbiamo quando scegliamo appunto una persona che ci piace. Che cosa si intende per adozione consapevole? Non andremo mai a fare un viaggio insieme a una persona sconosciuta, un viaggio nella vita intendo. Quindi andiamo nei canili, andiamo nei rifugi, conosciamo il cane che vogliamo poi far vivere all'interno della nostra famiglia e accogliamolo come un membro della nostra famiglia. Ci sono tante persone all'interno dei rifugi, dei canini, che sono veramente preparate, che accompagnano le famiglie o i single, le persone che vogliono adottare un cane, a un percorso di conoscenza. I social sono utili, io non voglio demonizzare i social, ci sono tantissime associazioni, anzi, che utilizzano i social giustamente per promuovere, per far conoscere gli individui, i soggetti che vivono attualmente, insomma, all'interno dei tantissimi canili e rifugi che ci sono su tutto il nostro territorio nazionale e locale. Quindi utilizziamo in maniera sana i social e ricordiamoci che il mezzo è il messaggio, quindi siamo noi che dobbiamo fare uno sforzo in più, e la rete oltretutto è un mare magnum di informazioni. Ci consente veramente di poter approfondire quello che è il comportamento del cane, conoscerlo dal punto di vista del suo comportamento proprio profondo. Il cane non è un oggetto, sebbene il nostro codice civile ancora oggi reputa il cane come il gatto delle resti degli oggetti. Stiamo facendo dei grandi passi in avanti, però non solo la legge deve cambiare, ma dobbiamo cambiare anche noi come cultura.
L'abbandono, l'abbiamo sottolineato, questo romanzo che parla appunto di questa relazione importante tra la protagonista e il suo cane, di questo viaggio, non voglio anticipare tanto, ma che racconta poi l'importanza, come sottolineavi, di una relazione consapevole, di avviare poi una relazione consapevole, abbandonarsi quindi a qualcuno, ad una relazione, ma in modo consapevole. Addirittura tu invitavi anche a conoscere, andare nei rifugi, conoscere l'animale che si decide di adottare, i nostri amici a quattro zampe. Dicevi, tante cose stanno migliorando, ma tante possono ancora migliorare. Assolutamente sì, quando parliamo di consapevolezza dobbiamo essere coscienti del fatto che vivere con un cane è una responsabilità. Non dobbiamo solo pensare a quel lato affettivo, compensativo, dobbiamo pensare che è una, sì, la responsabilità, direi che è la definizione più giusta. È chiaro che a fronte di responsabilità succedono tante cose belle nella vita. Nel romanzo c'è una parte in cui, prima del viaggio in Marocco, il romanzo si dipana tra Genova, Napoli e il Marocco. Quando arriva nella vita della protagonista questo canetto siciliano, trovato appunto su Facebook, ma per fortuna in modo corretto, perché era stato recuperato in strada da due persone, e queste due persone erano state anche molto attente, questo è raccontato nel romanzo, a verificare che non vi fosse in zona la mamma e altri cucci. Molto spesso, infatti, quando noi viaggiamo, tendiamo, soprattutto nelle regioni del sud, tendiamo a pensare che questi cani siano tutti da salvare. In realtà non è così. Tagazout, questo paesino in Marocco, racconta proprio questo, cioè la possibilità che ancora vi sia una convivenza tra cani liberi e persone. Il cane è un animale sociale, molto simile a noi, ma ama anche la libertà. E questo, portare questo nella dimensione di relazione invece tra quello che viene definito normalmente il pet, no? Cioè il cane che vive con noi, è un passo molto importante. I cani ti portano nel mondo, è molto bello, e questo è raccontato anche nel romanzo, c'è proprio una parte in cui la protagonista racconta come il suo cane l'ha fatto scoprire i Caruggi di Genova. Questa giornalista, che poi tendenzialmente è una storia molto autobiografica, il mio alter ego, io vivevo a Genova e quando è arrivato Frisk, che nella finzione letteraria si chiama Omar, quindi un omaggio a Napoli, che sono poi le mie origini, io adesso sono ritornata a Napoli dopo tanti anni al nord, è stato Frisca a farmi conoscere la bellezza dei vicoli di Genova, ma anche le alture, i boschi. Non c'è esperienza più bella, io questo lo voglio condividere con le persone che ci stanno guardando adesso, che lasciarsi guidare dal proprio cane, la passeggiata, la passeggiatina, il giro nel quartiere. In realtà, se consentite al vostro cane di portarvi, potete scoprire angoli della vostra città, non sto dicendo di allontanarvi nemmeno tanto, che non avete mai visto. C'è un altro aspetto però che mi piace sottolineare di questo libro, ovvero che i diritti sono donati ai rifugi per animali in difficoltà. Assolutamente sì, i diritti d'autore sono tutti dati in beneficenza, la scelta che avrà, chiedo anche alle persone che ci ascoltano se hanno rifugi o canili da indicarmi, la scelta però è dal mio punto di vista e la mia decisione che cada su rifugi che hanno un approccio appunto consapevole e responsabile, ovvero sia con percorsi di pre-affido, affido e post-affido. Ci sono tantissimi rifugi e canili in Italia che lavorano molto bene, io sposo quello che si chiama l'approccio cognitivo relazionale, che è completamente diverso dal vecchio stile dell'addestramento. Cognizione e relazione sono le parole chiave di questo romanzo ed è il mondo secondo me in cui per fortuna ci stiamo incanalando, e soprattutto l'Italia in questo è stata una prepista, questo nuovo modo di concepire la relazione col cane, dove c'è il rispetto della sua individualità, dove non c'è il concetto di puro amore oppure solo coercizione, ma invece proprio aprirsi alla relazione e comprendere che i cani sono altro da noi, fanno parte della nostra vita e esiste sempre la possibilità di trovare, come in una sana amicizia, un compromesso e il giusto confine. Tutti i diritti d'autore quindi saranno devoluti a rifugi ed associazioni che operano in questo senso, e anche ai tuoi spettatori, qualora vogliano segnalarmi rifugi e canili che hanno questo tipo di approccio, possono farlo attraverso le mie pagine, la mia pagina Facebook, attraverso Instagram o con la mia mail, che è dianaletizia@gmail.com. E allora grazie a Diana Letizia per essere stata con noi, ricordiamo, autrice del libro L'abbandono. Grazie Diana. Grazie mille a te e un saluto a tutti quanti. Grazie ancora. Ed io ringrazio anche voi per averci seguito, grazie a tutti i nostri ospiti. Ci rivediamo come sempre domani con 8 Channel Estate.